Questo programma è offerto da... Ehi Mercedes, accendi la musica. Nuova Mercedes AMG SL. Diventa leggenda su mercedesbenz.it. Appuntamento settimanale con On The Road, oggi ospite nella mia autovettura due personaggi. Parliamo di sport, di sport sano, di sport vivo, di sport individuale, anche a squadre delle volte, però è più individuale che a squadre secondo me. Parliamo di ciclismo, perché questi due ospiti ve li presento subito. Abbiamo il presidente dell'associazione, il presidente Lorenzo Talarico, e dietro abbiamo Francesco Brando. Piacere, salve. Allora, Francesco, a te invito un po' ad alzare il volume della tua voce. Allora, presidente, perché vi ho voluto oggi ospiti di On The Road? Innanzitutto perché siete due amici, poi siete due persone che amano lo sport e che fanno molto nel sociale, e questo è importante. Parliamo di ciclismo, parliamo della settima edizione del Giro Ciclistico Città di Pianopoli. Sì. È un memorial poi, giusto? Sì, quinto memorial Franco La Sorte. Franco La Sorte, che era un ciclista calabrese. Ex ciclista che ci manca da anni. Diciamo che noi, essendo stati i suoi amici veramente, siamo stati veramente amici, lo ricordiamo ogni anno con questo evento che facciamo a Pianopoli, grande amico. Ormai è diventato la settima edizione, si parla già di un nazionale, è vero questa notizia che mi è arrivata all'orecchio di questo circuito che può diventare un circuito per il campionato nazionale? Non che può diventare, è già in programma il 2023 Pianopoli. Diciamo il Lametino ospiterà il campionato nazionale di ciclismo per quanto riguarda l'ente della WISP, ok? Quindi vi lascio immaginare che movimento ci sarà, quanti ciclisti verranno nel nostro comprensorio Lametino. Si tratta di un campionato nazionale, praticamente tutti i ciclisti che vorranno provarsi, cimentarsi nel campionato, qua usciranno praticamente 12 campioni nazionali, uno per ogni categoria, e questo evento si svolgerà a Pianopoli. Quello che voglio dire è che non è che è stato così, ti metti, voglio fare il campionato nazionale e si fa. Noi abbiamo presentato la domanda, se ben ricordo, Francesco correggimi, 4-5 anni fa. Circa 5 anni fa. Ci vogliono delle praticamente anche della credibilità. Sì, sicuramente, ma anzitutto c'è una candidatura, diciamo, siamo più società che chiedono il campionato nazionale. Diciamo che abbiamo superato il primo ostacolo, la candidatura, siamo stati accolti, accettati. E deve essere idoneo il percorso, perché non è che tu, cioè, questo tipo di percorso l'ha studiato, diciamo. No, è conforme a un campionato nazionale. Ci sono tutte le caratteristiche che praticamente sono conforme a poter svolgere il campionato nazionale. Quanto ciclisti, perché io ho partecipato già all'edizione precedente, abbiamo saltato l'anno di pandemia, possiamo dire, sì. No? Come tutti gli sport, quest'anno si ritorna dopo la pandemia, sì. E c'è un ritorno alla grande con tanti sacrifici. Io mi ricordo che questo evento portava più di 100 concorrenti in questa competizione. Sono mai scesi sotto i 150. Esatto, che arrivano da tutta la Calabria e non solo, anche a livello nazionale. Sì, sì. Quest'anno quanti ciclisti si prevedono per la settima edizione, Francesco? Guarda, noi prevediamo che con l'evento che stiamo organizzando, con l'ospite che ci sarà, anche valutando le precedenti edizioni, di come abbiamo lavorato soprattutto sulla sicurezza, noi speriamo e ci auguriamo di arrivare intorno a
tra i 200 partenti. Che sono tantissimi. Sono tanti, se andiamo a guardare che ormai nelle competizioni che si stanno svolgendo in Calabria il numero massimo quest'anno si è raggiunto, se non mi sbaglio, una gara di Reggio intorno ai 120 partenti. Lo scorso anno si era registrato, non lo scorso anno, la scorsa edizione si era registrata la stessa cosa, solo che alla gara di Pianopoli siamo riusciti a portare 171 partenti. Nel 2019, l'ultima edizione. Cioè, diciamo che questo evento porta anche un'economia nella zona Lamedina e anche Calabria. Sì, economia nell'Interland. Ma sì, parliamo dell'Interland. Come abbiamo sempre detto io e il presidente Dallarico, noi non facciamo questo evento per scopo di lucro, anzi, il presidente è il primo che ci rimette sempre soldi, così come io. Questa è la vera passione. È una passione, è una passione. È la vera passione. Parliamo del circuito, perché il circuito, prima diceva il presidente, è un circuito collaudato, un circuito con le caratteristiche giuste per questo campionato nazionale, questa competizione, no? Sì, che da sì. qui a poco diventerà nazionale. Perché un circuito e come diventa nazionale? Che caratteristiche ci vogliono? Forse questa domanda risponde meglio Ciccio, che è più tecnico. I requisiti sono che deve essere comunque un circuito ampio, largo, con delle difficoltà anche nel percorso. Il percorso deve comunque superare gli 11 km affinché diano la delibera al campionato italiano. Al circuito. Al circuito, perché superati gli 11 km la gara non si chiama più al circuito, diventa quasi una gara in linea, okay. È la nostra. E in più loro vanno a guardare degli standard, intanto gli standard di sicurezza, dove noi ci lavoriamo tantissimo, noi non ci affidiamo solo alle forze dell'ordine che ci manda lo Stato. Che ringraziamo, che sono sempre presenti. E grazie a loro se noi arriviamo a questi risultati qua. Queste sono delle, diciamo, gare amatoriali, perché il professionismo è quello che stiamo vivendo in questi giorni. Col Giro d'Italia. Anzi, ricollegandoci al numero dei partecipanti, il Giro d'Italia, così famoso e decantato come il Tour di Francia, sono 200 partecipanti, no? Non è che, cioè, quando si organizza una gara con 200 partenti è come avere una mini tappa del Giro d'Italia, come numero di presenze, perché sono questi i numeri che si fanno. Praticamente il circuito è uno. Quanti chilometri è il circuito? Il circuito è 17,5 km. Per quante volte bisogna fare? Quattro volte. La salita finale, che è quella di circa 3 km. Che porta nella città di Pianopoli. Dove è posto l'arrivo. Come mai vi siete affezionati a questo circuito e poi sempre a Pianopoli? Questo lo devo dire. Questo tipo di gara è nato a Lamezia. Con partenza arriva a Lamezia. Questa gara è nata a Lamezia, poi col passare degli anni non è stata più organizzata oppure non è stata più autorizzata, diciamo, e io ho colto l'occasione per riprendere la gara, no? Allora, a differenza che anziché partenza e arrivo da Nicastro, abbiamo fatto partenza e arrivo da Pianopoli, perché il comune ci ha dato più disponibilità, c'è la disponibilità, vi ha accolto, diciamo, la competizione riesce anche a gestire la viabilità in questo senso. Sì, sì, la Lamezia, sì, essendo un grosso centro, è diverso, sì. Potrebbe diventare anche un po' più difficile. È più difficile bloccare, ecco, la vena principale che è via del progresso, bloccarla una mezza giornata crea problemi. Sia sì. La viabilità che l'attività. Sì, sì, sì. Perciò voi avete trovato questo, diciamo, una via di mezzo dove durante la domenica, che ricordiamo la gara sarà effettuata domenica 12, se 12 non giugno. 12 giugno nella città di Pianopoli, con partenza alle 9. Alle 9 meno un quarto ci avviamo da Pianopoli per andare al chilometro zero, che è posto come al solito da, diciamo, Audi, nella zona industriale di Pianopoli. Nella zona industriale di Pianopoli. Perciò poi la partenza ufficiale, diciamo, che è un momento di riscaldamento, possiamo chiamarlo, finché si arriva alla partenza. Esattamente. Che organizzazione ci vuole per organizzare una convenzione del genere? Parliamo di 200, quasi 150, 200, / 200 corridori.
quanto lavoro ci vuole per realizzare un evento del genere? Mi vuole rispondere? Sì, sì, si parte con stilando il calendario anzitutto. Parliamo del mese di ottobre, novembre dell'anno precedente, quindi in questo caso è successo a novembre del 2021, dove ci riuniamo tutte le società, tutti i presidenti di tutte le società ciclistiche calabrese, e si stila un calendario dove ognuno di noi propone una data. Sì, ognuno di noi stabilisce una data mano a mano che iniziamo dalla prima domenica di gennaio, di solito le gare si fanno di domenica, e allora ognuno di noi per alzata di mano dice chi vuole la prima domenica di tutto l'anno praticamente, e ognuno sceglie la sua data. Noi in calendario quest'anno abbiamo messo 4 competizioni, non c'è solo quella di Pianopoli. Cioè, diciamo questo è il clou. Questo è il clou, però abbiamo già il nostro, diciamo, fiore all'occhiello. Abbiamo già organizzato e già svolto una gara nel comune di Maida, che ringrazio perché è un altro comune che ci accoglie veramente con a braccia aperte. Disponibilissimo il sindaco, i vigili urbani e quanto sia tutti quanti. Abbiamo già fatta, organizzata, cioè è andata tutto bene, tutto ok, 101 partecipanti. Vi ricordo che ancora eravamo in semi-pandemia, quindi è stato un buon numero. Poi organizziamo 2 gare di mountain bike, quindi anche sullo sterrato, sul fuoristrada, e poi c'è questa qua che è il clou, la nostra gara, diciamo un'attività che dura un anno. L'organizzazione inizia da quando noi scegliamo la data. Da quando noi scegliamo la data. Scegliamo la data, iniziamo a lavorare senza però, sostare. Francesco, questa competizione porta poi il ciclismo a tira persone, a tira bambini, lo sappiamo, il pubblico è mezzo di stare. Ogni anno è cresciuto, ogni anno ai bordi della strada vedo famiglie intere che si posizionano, e quanto è bello vedere queste cose, no? Quest'anno con l'aumento degli iscritti ci sarà ancora più partecipazione di pubblico, poi diciamo anche a livello paesaggistico è bellissimo, perché si può godere sia la frescura della collina che anche il mare. Perciò insomma ci sono tutti gli ingredienti per avere una bella giornata di sport. È bello, sì, è bello. È così, presente. È così. Poi allora, dimmi. No, è una giornata che, cioè, non solo per chi partecipa, ma anche l'appassionato, no? E noi, come sappiamo, come anche può confermare Francesco, il mondo del ciclismo a livello anche lametino, ma diciamo a livello generale, si è talmente diffuso che ci sono appassionati, il numero cresce a dismisura, cioè ci sono tantissime le persone che si appassionano a questo sport. Quindi magari non sono a livello competitivo di poter fare la gara, ma tutti quanti vengono a vederla la gara, quindi si posizionano sul percorso e si vedono la gara, che poi sono tutte persone che noi conosciamo già, perché nelle nostre uscite che facciamo durante la settimana o domenicali ci incontriamo, e quindi è una gioia, è una festa per tutti, è l'incitamento che fanno perché conoscono direttamente i ciclisti, è una cosa bellissima questa. Diciamo che questa intervista serve anche un po', quest'anno non si farà conferenza stampa, diciamo che serve come presentazione all'evento così importante, sì. E vi ringrazio per aver scelto me per presentare questo evento. Grazie a voi. Ricordo che noi seguiremo come RT l'evento con 2 telecamere, uno indietro e uno davanti ai corridori, per gustare di più, diciamo, la competizione, ecco. È una cosa bellissima. Io ce l'ho sempre messo tutta. Piano piano stiamo crescendo pure noi per realizzare un evento del genere che dà importanza a tutta la Calabria. Quest'anno vi vedranno anche in Sicilia, perciò cercheremo di fare delle cose belle. Però poi durante la gara, perché bisogna raccontare tutto, durante il circuito ci sono dei punti di storia per quanto riguarda i corridoi, che molte volte ne usufruiscono anche le persone che vanno, come diceva il presidente prima, quelle stesse persone, quelle quando stesse trovano persone. Il punto ristoro, si fermano lì e danno una mano a dare la bottiglietta d'acqua al ciclista che va facendo la gara. Diciamo, lo fate sentire partecipe, sì, la competizione.
E praticamente diamo degli incarichi, come dire, tu stai in quel posto e distribuisci l'acqua, la bottiglietta d'acqua, oppure la borraccia, che ci sono dei ciclisti particolari che mettono sali minerali, giusto, integratori. Certo, certo. Dice, dammi, mi passi la borraccia quando mi serve. Tutto controllato, logicamente. Sì, certo. Sì. Perciò veramente un'organizzazione molto capillare, e molto controllata. Questa organizzazione, come dicevamo prima, parte dal mese di novembre, per poi è un continuo domandine, è un casino. Lui, cioè, praticamente siamo divisi i compiti con Francesco. Lui fa la parte, diciamo, marketing, ecco, marketing. Io faccio la parte burocratica, organizzativa. Diciamo che siete un bel gruppo, che ognuno fa una cosa. Sì, ma giustamente abbiamo poco tempo a disposizione perché lavoriamo, non è che siamo liberi, certo, per certo. fare questo. È un associazionismo, perciò. Sì, e lo facciamo veramente con passione. Si ci vede la sera, tra amici e si organizza, sì, diciamo, mettiamolo così. C'è tanto lavoro dietro che... Cioè, se io devo dire che mi preparo le domandine e poi inizio ad andare in prefettura a Catanzaro, in questura, alla provincia, poi ci sono i comuni interessati, ma i Pianopoli, Feroleto, la Mezzia Terme, i Carabinieri, è un casino. Poi con tutti quanti ho il collegamento, cioè, come dire, diretto, ci sentiamo, inizio, a me manca questo, a me devo integrare con questo altro documento, è un continuo. Perciò, comunque. Però essendo una gara, sì. Voi vi appoggiate a giudici federali, perché ci vuole, sì, dei giudici professionisti. Sì, sì. Cioè, ecco, che dicevo, settore, questo è, ecco, questo, se voi, sì, fa sempre un io po' del professionismo. Ho capito prima cosa volevi dire, che la nostra non è una cosa amatoriale, è uno sport a livello amatoriale. Tu parlavi di organizzazione a livello, sì, professionista. Sì, esatto, diciamo, ecco questo, bravo, sì, Francesco. Sull'aspetto sicurezza, noi, non detto da noi, ma anche del ciclista che ha fatto ogni anno questa gara, ci ha fatto sempre i complimenti sulla sicurezza. È la gara più sicura. E anche sulla premiazione, perché ripeto, noi tutto quello che recuperiamo da sponsor e da iscrizioni, cioè, non ce ne resta, anzi ne dobbiamo aggiungere. Francesco, poi voi date dei premi importanti, no? Sempre, sì. Grazie a un'azienda importante che vi supporta logicamente sui premi che le Cesi. Sì, di Felice Costanzo, dove Calabria è uno ritenuto uno dei più in come, diciamo, vendita di questi trofei. No? Noi abbiamo, è un po' come te, diciamo, noi ci siamo affidati a te su una cosa, noi ci affidiamo a lui sulla al meglio, parte, cerchiamo al meglio, cerchiamo il top. E lui ogni anno ci ha fatto sempre premiazioni spettacolari e d'altronde è presente anche lui il giorno della premiazione, che vuole essere sempre presente, così come lo sei tu. E questo gliene va dato atto. Questo evento ogni anno fa mancare l'ospite importante del ciclismo italiano. Sì. Perciò quest'anno avete fatto proprio, come diceva il presidente, un regalo, ti sei fatto un regalo. Sono fatto un regalo per il tuo compleanno. Sempre con l'approvazione. Sì, certo, va bene, si parla sempre con l'approvazione. Io mi sono sempre mosso, prima mi muovevo da solo. Allora, ma devono sapere a casa che per fare questa intervista io parlavo con Francesco, sapevo che il presidente è qui vicino a me. Però lui non fa un passo se non c'è il presidente. Questo è bellissimo. È bello. Perché al di là delle amicizie c'è il rispetto dei ruoli. Questo è importantissimo, no? Questo fa parte del rispetto della persona. Parliamo dell'ospite. Chi sarà? Quando arriverà? Cosa farà quel giorno? In modo che la gente a casa sappia anche questa cosa. Perfetto. Allora, intanto inizio col dire che l'ospite sarà Filippo Pozzato, un ciclista a livello internazionale, a livello professionistico. Vincitore di una Milano-Sanremo, di una Tirreno Adriatico, di Tapper Tour, Tapper Giro, due volte campione italiano. È stato uno dei pochi corridori, anzi forse uno dei pochissimi, a fare il salto direttamente da juniores a professionista, cosa che non è mai successa a nessuno, tranne che a lui e ultimamente a un altro campione che sta vincendo tantissimo, che è Evenepoel. Io Filippo Pozzato lo seguo proprio da quando era juniores, quando ha fatto il salto da professionismo con la Quick Step. Il primo anno è stato transitorio, il secondo anno ha vinto già forse una ventina di corse. E io ho fatto, ogni tanto mi sento con lui tramite messaggio,
ho fatto un'esplicita richiesta se era possibile averlo come ospite qui alla gara di Lamezia. Gli ho presentato la gara, ovviamente anche lui ha voluto sapere come si svolgeva, che tipo di manifestazione era, e mi ha fatto parlare con il suo staff. Ho fatto tutto con il suo staff, che ringrazio, si chiama Filippo Tentori. Dopo una serie di tasselli, burocrazia insieme a lui, abbiamo avuto l'ok. E avendo l'ok suo, ci siamo già adoperati a trovare un po' di sponsor per... Perché è un costo. È un costo, certo, sì, anche se si loro è messo fanno, tantissima disposizione. Loro lo fanno per lavoro poi. È un lavoro. Lui arriverà venerdì mattina, e starà con noi sabato mattina. Ci è organizzato una specie di mini tour per far visionare il percorso, dove lui pedalerà con noi insieme a un altro suo collega. Domenica sarà presente. Lo farete in bicicletta sabato? Sì, lo facciamo in bicicletta sabato mattina. Ah, okay. Quindi se tu sei libero potresti venire a fare una mini un'anteprima. Vedi come nascono le cose. Questo per me sarebbe anche, tra virgolette, un'anteprima importante. Certo, sì. Anche perché ci saranno tantissime persone che già stanno chiedendo informazioni. Quindi sabato mattina c'è la prova circuito. Prova circuito. Facciamo vedere il circuito e poi domenica sarà presente alla... Logicamente lui è un concorrente. Non un concorrente, però pedalerà con noi come esatto, è successo. Perché sarebbe troppo facile per lui vincere la competizione. Non ci sarebbe. È un partecipante fuori competizione. Però è un piacere, sì, girerà insieme. Ma noi a abbiamo già fatto con altri professionisti. Sì, perciò già abbiamo avuto a Pozzovivo. Pozzovivo ora è ottavo, è al giro d'Italia, sta partecipando. Abbiamo avuto Danilo Celano, quindi abbiamo avuto tantissimi. Insomma, grandissima. Sgambelluri, non ci dimentichiamo Roberto Sgambelluri. Un altro ex professionista. Per chi è nel campo del ciclismo, stai parlando di personaggi numero uno del ciclismo italiano e internazionale, non è che parli di. Il numero uno a livello calabrese, Roberto Sgambelluri, non ci dimentichiamo che è stato uno dei migliori nostri atleti calabresi nel mondo del ciclismo. Francesco, però, tu che sei organizzatore, che ti occupi dei marketing. Sì. Vivi la bicicletta tutta la settimana, perché poi tu hai un'attività dove logicamente tutti vengono da te, chi è appassionato di ciclismo, per dare, per avere consigli, per acquistare, logicamente, perché è la tua attività principale, è giusto che sia così. Ma tu sei anche un partecipante, perché sì, quest'anno tu hai dato belle soddisfazioni al ciclismo, diciamo, calabrese. Sì, diciamo di sì. Io vorrei stare vicino al presidente, perché so quanto... quanta problematica c'è. Mi ricordo un anno che c'era problemi al punto nevralgico del circuito, mi sono fermato e mi sono preso una bandierina e sono stato sulla rotatoria di Video Progresso. Sì. Il presidente era in macchina con la giuria, quindi se c'è bisogno io penso prima alla manifestazione e dopo alla competizione. Quest'anno vorrei correre perché c'è il mio idolo da sempre. Vicino a me, quindi pedalo con lui, un sogno che si avvera. Già pedalare con lui è una vittoria. Vittoria. Poi è calzato tutto a pennello, perché noi abbiamo scelto così quasi ingenuamente la data del 12 giugno, e il 12 giugno è il mio compleanno, quindi. Insomma, poi la torta dove la tagli, scusa? Quel giorno là stiamo preparando una. A fine gara, quindi, diciamo. A fine gara, no? Perché poi è bello che a fine gara c'è la grande festa, no? Sì. Dove la gente rimane. Grazie comunque alla Proloco di Pianopoli. Tutti aspettano la loro pasta, tutti aspettano. Sì, pasta party. Perché diventa una cosa familiare poi. Sì, è sì, una sì, scampagnata familiare dopo la competizione. Sì, è vero. Calcola che alle altre gare uno, dopo che finisce la gara, sempre voglia di andarsene subito. Alla nostra. Restano. Aspettano tutti la crostata e la pasta della Proloco. Francesco, ma tu gareggi, al di là che vuoi gareggiare, vuoi correre vicino al tuo idolo, no? Sì. Ma tu poi alla competizione ci pensi? Ci penso, cioè, sì. Per fare una bella gara. Io do degli obiettivi, sicuramente non sarà quello di vincere, perché ci sono corridori che si allenano molto più di me, sono molto più forti di me. Però negli anni precedenti io sono quasi sempre entrato nei primi 15, nei primi 10, quindi ripeto, siamo sempre
partiti più di 150-160 corridori, quindi arrivare nei 10 è un traguardo importante. Poi dimmi. No, lui è in forma quest'anno, io ho buone... secondo me farà un buon piazzamento. Sì, sì. Cioè lui ha fatto un quinto posto assoluto nella classica calabrese, che è la chiamano la Milano Sanremo del della Sud. Calabria. Della Calabria. Cioè è la gara più antica della Calabria, è alla 41esima edizione quest'anno. Qual è? Reggio Bova Gallina. Ah, ecco, sì. Se ne parla di queste cose. Se ne parla, sì. Lui ha fatto quinto assoluto e l'abbiamo vinta con un altro pupillo della nostra squadra. Diciamo che quest'anno siamo molto competitivi. Abbiamo vinto 4 gare. Abbiamo vinto la squadra nostra. La nostra squadra. Francia, quanti sono gli iscritti? Allora, noi siamo in 22 iscritti, ma chi fa competizione siamo, diciamo, in 10-12 persone. Che, diciamo, quando fanno la gara vogliono poi avere un risultato. Esattamente, no? Sì, e quest'anno stiamo facendo grandi risultati con Paolo Patti, con Giuseppe Cittadino, Antonio Chirico, mio nipote. Eppure gli altri si stanno comportando sì, comunque. Perché è un lavoro, come tu dicevi, è uno di sport individuale. Individuale, ma di squadra allo stesso tempo. In alcune occasioni è più di squadra che individuale. Più di squadra che individuale. Però il fisico è personale. Scusa. Il fisico è personale, però. Anche la forza è personale. Non hai aiuto di una squadra, certo, non vai da nessuna parte. L'organizzazione, perché molte volte noi vediamo il Giro d'Italia, no? Che parte uno da solo, però se non ha l'appoggio della squadra dietro non arriva da nessuna parte. No. Infatti. Perché blocca il gruppo, blocca il fuggitivo. Sì. È così, sono un tecnico. Il capitano sta protetto dietro, diciamo, colui che dovrebbe vincere la gara sta protetto, mentre gli altri lo tengono a caldo. È normale, diciamo. Non vado. Se tu mi fai uno scatto e te ne vai, non vado direttamente io a prenderlo, ma ci va un gregario della squadra. E questo è il lavoro di squadra. Se un campione se ne va e mi devo andare a sforzare io, che sono il probabile vincitore, io spreco delle energie, ecco perché il lavoro di squadra. Ci vanno i gregari a chiudere le fughe e si conserva, diciamo, si conservano le forze del leader. Del leader che dovrebbe fare per la volata finale. Poi alla fine lui è quello che poi deve dare tutto per ripagare anche il lavoro della squadra. Preparazione individuale poi. Sì. Certo, è importantissimo. Comunque, in questo momento stiamo raccontando queste cose per far vivere un po' come una tappa, no? Una gara ciclistica. Una gara ciclistica. Che penso anche uno da incompetente piace sempre, perché il ciclismo, quando vedi passare il ciclismo, vedete, quando c'è il Giro d'Italia è una festa. Bella. Ed è bellissimo, un'emozione è bellissima. Figurati che poi lo segue la tappa su una moto. Io ho provato un'emozione quando ho fatto la prima esperienza, andare su una moto, e poi gente che sa guidare una moto e sa come comportarsi, ecco, questo è importante in gara, perché non è che uno va con la moto, basta così. Il motociclista deve sapere come comportarsi, dove stare. Sì. E che la sicurezza sia all'operatore che al ciclista stesso. Deve leggere già la traiettoria del ciclista qual è e non invaderla, non c'è niente da fare. Esatto, perciò si vive un'emozione eccezionale, bellissima. È bello. È veramente qualcosa di eccezionale. Io mi auguro... chiudendo sulla manifestazione, poi diamo spazio al ringraziamento. Abbiamo finito. Voglio solo dirti l'importanza della nostra manifestazione, poi ci girerò comunque il... Sì, poi facciamo vedere, no? Sì. Lo facciamo vedere, però lo vedono poi... Voi lo vedete meglio sulla presentazione. Esatto. Vi dico solo l'albo d'oro di questa manifestazione, citando solo alcuni nomi. Questa edizione l'hanno vinta nel 2014 un certo Bruno Scherr, pluri vincitore nelle gare amatoriali calabresi e non solo. Un certo Gaetano Coletta, che vinceva sia in Puglia, in Basilicata, in Campania, tra cui è stato anche un campione italiano della sua categoria. Poi passiamo a Sandro De Gennaro, che l'ha vinta nel 2016. Sandro De Gennaro è un ex dilettante, un bravissimo corridore dilettante, che adesso collabora in una società proprio professionistica, in una squadra Continental. Anche lui, se c'erano 20 gare in una stagione, ne vinceva 18. Poi nel 2017
ha vinto un certo Gianluca Pullano che vince 30 gare all'anno. Poi ha vinto Ciro Greco, che è pugliese, e l'ultima edizione l'ha vinta Pasquale Ventrice, che è di Lamezia Terme, quell'anno militava nella nostra squadra, un grande campione anche lui, è diventato negli anni un ciclista. È un campione. Un altro anno, se Dio vuole, diventerà campionato italiano. Io vi ringrazio Presidente per essere stato qui con me a Bolle. Sei stato fresco a proposito? Sì, temperatura ottima, freschissima, sì. Ringrazio Francesco Brando per la sua passione. Grazie a te Giovanni. A questo sport. Abbiamo fatto anche la conferenza stampa di presentazione. Pure, sì. E abbiamo risparmiato pure. Pure. Perciò io vi ringrazio di nuovo. Grazie. Per grazie oggi per On The Road è tutto. Ci vediamo alla prossima con altri ospiti. Ciao. Ciao, alla prossima. This is for new dimensions. Nuova EQB, il SUV 100% elettrico. Vivilo in tutti gli showroom Mercedes-Benz.